Giornalista gentile, professionista esemplare, Salvo Sapio, cronista del quotidiano Il Mattino, recentemente scomparso a causa di una terribile malattia che lo ha sconfitto da giovanissimo, è stato ricordato a Napoli nel corso di un incontro che si è tenuto nel complesso dei Santi San Marcellino e Festo dal rettore dell'Università Federico II Massimo Marelli e dal direttore del giornale Alessandro Barbano, che ascoltiamo. E la sua esperienza professionale segna un punto di qualità nel giornalismo campano e non solo campano. Salvo era un collega che aveva delle innate qualità professionali e aveva messo in campo nel suo rapporto con tutta la comunità scientifica e accademica della città, ma soprattutto era un collega dotato di una straordinaria umanità che resta la sua più grande qualità e il lascito, se vogliamo, che ha fatto a noi nella sua esperienza non lunghissima al Mattino, troncata da questa brutta, terribile malattia. Alle loro testimonianze si sono aggiunte quelle di Guido Trombetti, Arturo De Vivo, Gennaro Luongo, Gaetano Manfredi, Dino Falcone e Nando Santonastaso. Durante l'incontro coordinato da Antonello Velardi, l'attrice consiglia Apro Vidolo di Santa Maria Capua Vetere, la città natale di Salvo Sapio, ha letto alcuni brani della sua intensa produzione giornalistica e letteraria.